Sheryl Dos Santos, chi è la concorrente di X Factor 2018 della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. I live di X Factor sono iniziati e Sheryl Dos Santos è una delle concorrenti di XF12 nella categoria Under Donne capitanata dal giudice Manuel Agnelli. La ragazza è molto giovane, ma la sua voce ha lasciato sgomenti tutti a X Factor 2018. Dalle audizioni, passando per i bootcamp e gli home visit, Sheryl Dos Santos si è dimostrata coraggiosissima portando davanti ai giudici delle canzoni spettacolari con una ampiezza vocale stravolgente. Ma non solo, Sheryl Dos Santos riesce anche a commuovere sempre Manuel Agnelli al punto tale che agli home visit il giudice di X Factor 2018 ha ristravolto la liturgia del programma dicendole subito dopo la sua esibizione che era nella sua squadra per i live di X Factor. Conosciamo quindi meglio chi è Sheryl Dos Santos. Testo: non ti avevo ma ti ho perso, inedito. Sheryl Dos Santos: è stato facile, le cose succedono adesso, credo che un regno esista soltanto se ci vive una re e se questa è una favola io sono la strega e tu non mi salverai, punto. So che resti una parte di me, proprio quella che non vuoi, e ci siamo già fatti del male provando a non farci del male, punto. Lasciamo la pioggia cadere e poi l'equilibrio anche senza volere, e poi non torni quando è giorno e fa freddo anche l'inverno col futuro addosso, questo mare è caldo anche di inverno, so che una stella esplode perché la porti via da casa, punto. Non so se mi manchi adesso, non ti avevo ma ti ho perso, non siamo sogni, siamo anime, guerre da vincere, non siamo diversi dagli dei e dagli eroi perché sappiamo piangere, puoi cercarmi se vuoi di un posto che non esiste più. Chi è Sheryl Dos Santos delle Under Donne di Manuel Agnelli a X Factor 2018? Sheryl Dos Santos ha un mantra: soddisfare le aspettative di Manuel Agnelli e del pubblico. Su di lei infatti ci sono delle aspettative altissime visto il suo percorso fino ad oggi a X Factor 2018. Sheryl Dos Santos ha 21 anni, è di Roma, ma le sue origini sono capoverdiane. Della sua vita privata sappiamo che studia all'università chimica e per mantenersi agli studi lavora come babysitter, recepzionista in un centro sportivo e cameriera. La sua voce è molto sole e raggiunge tonalità basse e altissime senza alcun tipo di difficoltà come abbiamo visto a X Factor 2018. Penso di essere simpatica e gentile, ma sono molto ansiosa. Gli amici la chiamano Dos Ansias e lei ci scherza su visto che forse, la sua ansia, la porta a volersi sempre migliorare. Ho sempre cantato, dalle canzoni dello Zecchino d'Oro che ascoltavo con mia mamma, ma seriamente ho iniziato a cantare quando ho visto un cartone animato di Barbie in cui c'era la regina della notte di Mozart. Sheryl Dos Santos ha iniziato così a cantare nel coro di Santa Cecilia. La sua cantante preferita è Beyoncé e odia la musica techno. Anche solo gossip è sbarcato tra le news di Google. Seguici da qui con un click. S. Marvaldi.